Io comincerei subito con Mauro. Sony entra nel mercato degli ultra mobile, ma non vuole che si chiami netbook. Perché? No, intanto certo un ultra mobile che tra l'altro io porto sempre con me, chiaramente. Eccolo lì. Il nostro Vaio Serie P. Non è un netbook semplicemente perché la percezione di netbook sul mercato sappiamo che è un computer molto piccolo e questo li batte tutti come dimensione, però è anche un prezzo a buon mercato, cioè di solito non più di 399 euro. Questo sicuramente parte da una base di 999 perché ha una concentrazione di tecnologia veramente eccezionale. E quindi diciamo che tra la quantità di memoria, arriviamo fino a memoria da 128 giga flash e memoria RAM di 2 giga standard, una tastiera che è grande poco meno di una tastiera standard con tutti i tasti, quindi completa. Abbiamo un sistema operativo Windows Vista, quindi ci permette di fare qualsiasi tipo di operazione, di installare qualsiasi applicazione comune. Quindi Mauro ci si può lavorare ma anche divertirsi al contempo. Esatto, no? Si può installare tutto ciò che si installa su un computer di dimensioni tradizionali. E per di più ha tutta una serie di connessioni alla rete, dal cavo di rete tradizionale al Wi-Fi, il Bluetooth, ma anche l'UMTS, quindi basta inserire la SIM telefonica al suo interno e si naviga ovunque senza oppure fili. Oppure si fanno delle videoconferenze, videoconferenze, c'è la webcam, quindi collegati. Senti, anche Bluetooth e anche Wi-Fi, quindi cerca le reti. Vuoi parlarne un attimo della risoluzione del monitor, che è una delle ragioni per cui Sony risponde ai consumatori, sì, costa di più, ma vale anche di più. Sì, oltre a tutte le cose che abbiamo detto, ha anche uno schermo a retroilluminazione a LED, di dimensioni di 8 pollici, una risoluzione di 1600x768 pixel, che è una risoluzione molto alta, permette di avere quindi un desktop molto esteso, di avere molte finestre aperte. Senti Mauro, tu ci vedi una valenza femminile in questo? Perché io sono stato in un grande negozio a Milano che non nomino e mi hanno detto molte donne lo stanno aspettando, c'è una valenza femminile in questo ultra mobile Vaio? Sicuramente abbiamo una linea di prodotti di diversi colori, qui vediamo il bianco, il rosso, il nero, abbiamo anche un verde. Quindi l'estetica chiaramente Sony la cura in modo molto particolare, anche il materiale è in lega di magnesio, quindi materiale molto pregiato e molto leggero. Quindi senti, sicuramente... Mauro, il prezzo base è 999 euro, ma c'è anche un modello da 1499, cosa ci dà di più? Il 1499 è la versione business, ovvero c'è preinstallato Vista Business, ha un disco fisso flash da 128 giga, quindi molto veloce e molto capiente, ha anche una batteria in dotazione estesa, quindi ha due batterie, sia quella standard sia quella estesa e dura fino a 8 ore di autonomia. Quindi diciamo è più dedicato all'utente business. Allora Mauro, che è uno molto smart, devo dire, ci ha portato un'anteprima assoluta che uscirà soltanto ad aprile, ma che Netcafé è in grado di farvi vedere già adesso, in questo momento. Maria lo sta testando. Che cos'è Mauro? Questo è un Walkman MP3, quindi un lettore MP3, è molto comodo perché all'interno delle cuffie c'è già tutto. Quindi praticamente si indossa e già tutto lì. Esatto, già io posso caricare fino a 2 giga di musica al suo interno, lo indosso come sta facendo Maria, lo posso usare nello sport, lo posso usare in qualsiasi situazione, quindi non ho più i fili, non ho più... Quindi noi ci aspettavamo un'innovazione di chi ha inventato il Walkman molti anni fa, è arrivata questa innovazione, è arrivata, questa tutto è molto intorno alle orecchie. Esatto, esce, ci dovrebbe uscire ad aprile, starà intorno a circa i 70 euro circa. Ah, non tanto. Quindi può essere un regalo di San Valentino, vero Mauro? Perché adesso Maria ci darà delle idee per San Valentino. Guai a dimenticare questa festa, si offenderebbero moltissimo le donne, specialmente quelle che ci stanno seguendo in questo momento.